Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Più dei parlamentari, più in gamba, mi lasci dire questo giudizio, non è facile, ce lo dico, rispetto ai colleghi che stanno in Parlamento in questo momento. Però il dato è un altro, del quale voi siete i responsabili storicamente parlando, e adesso ne state pagando il conto. E qual è il fatto? Noi siamo in una democrazia parlamentare, lo dico a chi si ascolta. Che significa la democrazia parlamentare? Significa che in realtà le maggioranze si formano e si disfano in Parlamento. Invece abbiamo avuto che la sinistra, pur di ottenere determinati benefici, diciamo così, ha fatto sì che in realtà le maggioranze si formano prima delle elezioni. E naturalmente sono maggioranze friabili, basta vedere l'ultima legislatura dove abbiamo avuto governi di tutti i colori, è vero, e tutti modesti nella sostanza. Allora il dato vero è che voi dovete cambiare la legge elettorale, perché in tutte le democrazie parlamentari europee c'è il sistema proporzionale più o meno corretto, eccezion fatta per le democrazie presidenziali, che sono altra cosa, o in Gran Bretagna dove la società è bipartitica, e quindi la legge elettorale va bene così com'è. Ma in un paese nel quale, che in tutta Europa peraltro è così, ci sono più opzioni politiche, è il Parlamento che deve organizzare una presenza di maggioranza. E la riprova di ciò che dico, e lo dico a chi si ascolta, è che c'è una differenza di fondo tra ieri e oggi. Ieri i governi erano maggioranza nel Parlamento e nel Paese. Oggi i governi, tutti, nessuno escluso, sono maggioranza in Parlamento e minoranza nel Paese. Il governo della Meloni ha il 45%, vuole fare a suo modo una riforma presidenziale o semipresidenziale. Farà la fine di Renzi su questo terreno qua. Perché? Perché non è nelle condizioni di poter rappresentare la maggioranza del Paese. Allora su questo versante qua, se non cambiate la legge elettorale, voi non ne uscite, vi girate, ma alla fine staremo alle difficoltà di Conte. Un paese che in realtà è appeso a Conte è un paese che non va da nessuna parte. Una risposta prima al...